Allora, buon pomeriggio, siamo in compagnia dell'assessore alla pubblica istruzione e alle pari opportunità del Comune di Prato, Ilaria Santi. E appunto gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 sono 17 e sono definiti proprio dall'Organizzazione delle Nazioni Unite come la strategia per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti. E tra questi obiettivi il suo assessorato e l'amministrazione lavorano al numero 4, l'obiettivo numero 4, che è quello dell'educazione paritaria e di qualità, che viene sviluppato attraverso interventi che sono volti a prevenire l'abbandono scolastico, per esempio favorire l'inclusione di alunni stranieri e di bambini e bambine con disabilità, e anche supportare la cura e l'educazione della prima infanzia. E partendo proprio da questo fenomeno dell'abbandono scolastico, anche declinato nel contesto attuale, quindi delle normative anticontagio, quali sono le metodologie e gli strumenti che hanno messo in campo il suo assessorato e quindi l'amministrazione per contrastare proprio questo fenomeno? Allora, effettivamente l'amministrazione anche prima dell'evento pandemico, quindi di questa pandemia mondiale, si era spesa perché l'abbandono scolastico avesse una forbice meno ampia di quella che ha avuto. Noi abbiamo una popolazione scolastica molto variegata, abbiamo all'interno della nostra popolazione scolastica 121 etnie. Questo a volte fa sì che ci possa essere, soprattutto nelle classi ponte, dalla scuola dell'obbligo sino alla terza media al primo biennio delle superiori, un certo abbandono. In quest'ultimo anno e mezzo la cosa si è complicata, purtroppo anche per la pandemia, per la scarsità a volte anche del modo di raggiungere i ragazzi e le ragazze delle nostre scuole. Cosa abbiamo fatto? In collaborazione, questo è una cosa che mi preme sempre sottolineare, con gli assessori che avevano altre deleghe, l'assessorato all'immigrazione piuttosto che l'assessorato alle nuove tecnologie, abbiamo ampliato il percorso diciamo, come dire, una task force che andasse a recuperare i ragazzi e le ragazze, soprattutto in quel maledettissimo marzo 2020. E lo abbiamo proprio recuperato, chiamandoli, andandoli a trovare, portandoli gli strumenti come PC portatili che abbiamo avuto e che abbiamo in donazione. La cosa che ci ha agevolato in questo, diciamo così, modo di agganciarli per non perderli ulteriormente è stato il fatto che negli anni precedenti l'amministrazione comunale si era adoperata per portare la banda larga a tutte le scuole, a tutte le scuole di ordine e grado, soprattutto a quelle della scuola primaria e della scuola media, di cui noi abbiamo competenza. Con la pandemia, dovendo stare tutti i ragazzi e le ragazze a casa, questo ci ha consentito e ci ha permesso di riallacciarli anche tramite una banale telefonata o una videochiamata. Questo per fare in modo che i bambini, le bambine, le ragazze e le ragazze non si sentissero escluse, chiuse. Cioè, avevamo bisogno di far sentire che il bandone della scuola non era chiuso. Certo. Questa è stata dei metodi, diciamo così, che abbiamo utilizzato durante la pandemia. Gli altri, invece, nel periodo pre-pandemico, da sempre e da subito, la pubblica istruzione, piuttosto che l'ufficio immigrazione, ha sempre fatto progetti importanti che con e per le scuole. Con e per le scuole perché il rapporto tra le istituzioni scolastiche, quindi i dirigenti scolastici e l'amministrazione comunale non è mai mancato, non ora perché c'è la pandemia, ma da sempre. L'unico modo per raggiungere l'obiettivo dell'Agenda 2030 è quello di fare una rete che sia interistituzionale, da solo non va avanti nessuno, soprattutto in una tipologia di scuola come la nostra, che è una scuola che è fortemente, diciamo, proiettata al futuro. Dico fortemente proiettata al futuro perché è una scuola che è una scuola che dove c'è il mondo, ma non dove c'è il mondo per dire. Noi in una scuola in centro abbiamo 18
etnie diverse. Quindi abbiamo 18 bambini provenienti, 18 di provenienza di varie parti del mondo. Questo per noi è anche una sfida bellissima, oltre che complicatissima. Ecco, proprio riallacciandomi al discorso che stavo facendo adesso, quindi riuscire a conciliare la salvaguardia della lingua e della cultura di provenienza, certo, ma anche dall'altro lato l'inclusione, come ci siete riusciti e quali sono i vostri programmi, diciamo? Allora, è un lavoro che viene fatto quotidianamente, e non solo adesso. Da subito abbiamo sempre lavorato, anche grazie a indicazione del Ministero, per tutta quella che è la festa e l'importanza della lingua madre. Lingua madre che non può non prescindere da essere considerata da tutti quanti noi, e rispetto alla lingua madre che di questi ragazzi, di queste ragazze, dei bambini e delle bambine, è casa. E da lì ci aiuta a avere le fondamenta per imparare la lingua italiana, che gli servirà e gli serve per stare con i propri compagni. Il valorizzare parallelamente la lingua di origine, magari dei genitori, insieme alla lingua di dove loro abitano, in questo caso dell'Italia, in questo caso di Prato, ci ha aiutato a fare un patto educativo anche con i genitori. Non si può escludere i genitori, non si può escludere nessun attore. Qui gli attori principali sono tanti, nessuno può essere escluso. Quindi valorizzando la lingua madre, come base per poter costruire una migliore acquisizione della lingua italiana, che non può essere prescindibile, ecco, è imprescindibile questa cosa. Questo è un lavoro che facciamo costantemente, lo facciamo costantemente nelle singole scuole. Ora noi abbiamo competenza dai bambini piccolissimi, le bambine piccolissime, quindi dallo 0 agli 11-12 anni, perché noi usiamo la fascia d'età sino alla terza media. Ok. E un altro aspetto sicuramente importante è quello dell'inclusione dei bambini e delle bambine che hanno bisogni speciali. E proprio a questo caso, appunto, avete avuto il riconoscimento di Prato come città Prato Autism Friendly. Sì, abbiamo fatto un percorso importante con la collaborazione del sindaco e degli altri assessorati per andare verso la città inclusiva, una città Autism Friendly. Anche questo è un riconoscimento che abbiamo, che nasce, ma deve fare ancora un grande percorso. Purtroppo anche questo ha avuto un rallentamento importante durante l'anno e mezzo pandemico, però è una modalità che questa città, questa amministrazione si è data. Noi pensiamo che laddove c'è una città, e per città intendo non solo a scuola, anche i negozi, anche gli uffici al pubblico del comune, penso all'URP piuttosto che all'anagrafe, piuttosto che alle poste, si attrezzano per essere inclusive, però quindi per accettare ragazzi e ragazze con uno spettro autistico, è importante, diventa importante anche per tutte le altre persone. Il concetto è: se riusciamo a essere inclusivi, riusciamo a stare meglio tutti. Quindi il percorso è stato un percorso interessante, e anche lì, come al solito, non per essere ripetitivi, ma non abbiamo fatto niente da soli, lo abbiamo fatto in collaborazione con le famiglie dei ragazzi con lo spettro autistico, lo abbiamo fatto con le associazioni, lo abbiamo fatto con tutti quelli, e sono stati veramente tanti, che si sono, tutte le categorie economiche si sono volute in qualche modo unire a noi. Noi cerchiamo, questo è un progetto del cuore, cioè per noi è un progetto importante, e cerchiamo di portarlo avanti anche con la Regione Toscana. Vorremmo che non fosse soltanto un progetto di Prato, l'Autism Friendly, vorremmo che fosse copiato dalle altre città e dagli altri comuni. È stato copiato
Noi siamo orgogliosi di questo da città fuori la nostra regione, cioè sono venuti a chiederci come abbiamo fatto. Ecco, noi vorremmo che la Toscana lo potesse prendere come progetto di inclusione per tutti i suoi comuni, perlomeno quelli con un certo numero di abitanti. Questo è più un rivolto fuori dalla scuola che un rivolto nella scuola, cioè per dare la possibilità ai ragazzi con autismo che sono autonomi, quindi adulti che possono uscire, vivere la città in maniera più consapevole, e per le famiglie di quelli più piccoli per poter sentirsi più accolti. Lo stigma dello spettro autistico è fortissimo ancora, è fortissimo, a volte è anche il pudore delle famiglie. Quindi per avere una città inclusiva, per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030, noi dobbiamo superare questo stigma, e per superarlo dobbiamo essere assolutamente pronti ad accoglierli, e pronti, accoglierli non vuol dire soltanto fare una carezza perché diventa fine a se stessa e basta, accoglierli vuol dire saper accettare ognuno le proprie discrasie che tutti quanti abbiamo, ecco. Certo. Prato è anche una città amica dei bambini e c'è stato fatto un grande lavoro, un grande investimento che continua appunto per il Polo 06. E quanto è anche importante la Peer Education? Oh sì, allora il Prato ha avuto la lungimiranza di applicare quella che è una normativa, una legge sul Polo 06. E questo è interessantissimo, era una cosa che sembra banale, in realtà è di una profondità unica. Molti ci riempiamo a volte la bocca della peer education, cioè l'educazione tra pari, ma la pensiamo per i ragazzi grandi. No, la peer education è rivolta allo 06, cioè ai bambini piccolissimi, funziona e funziona benissimo. Quindi noi abbiamo alcuni poli comunali, comunali e statali, dove i bambini dei nostri nidi, che sono solo comunali i nidi come ben sappiamo, si lavorano e interagiscono con i bambini della scuola dell'infanzia, cioè con quelli più grandi. Hanno un educatore, un'educatrice unica che li segue dall'ingresso al nido e gli fa fare tutto il percorso sino alla scuola dell'infanzia. Abbiamo trovato abbiamo trovato un beneficio incredibile. Perché? Perché i bambini e le bambine si, come diceva lei, insieme crescono e si aiutano a crescere. Non so se è una cosa possibile, ma bellina, a me è capitato un episodio bellino, interessante. Andando a mangiare in un Polo 06, appunto, ero a tavola prima della pandemia, e c'era appunto la classe mista, quindi bambini del nido e bambini della scuola dell'infanzia come età anagrafica, e uno più grande ha detto a un bambino piccolino che gli era caduto sul tavolo un piccolo maccarone e se l'era messo in bocca. Non si fa, abbiamo ospiti. Ecco, un bambino di 3 anni che ha un bambino di 18 mesi dice non si fa raccattare la pasta che era caduta semplicemente sul tavolo dal piatto. Sì. È un modo, in questo momento può sembrare insignificante, ma è un modo per far capire che quello da piccino a piccino gli dava l'indicazione di come si sta a tavola, no? E l'ospite ero io, quindi era buffo, però in questo è aiutarsi a mangiare, aiutarsi a colorare, aiutarsi a crescere, e secondo noi il Polo 06 è un polo che funziona e che il Comune di Prato cerca di implementare, facendolo anche con scuole comunali e statali. Quindi su questo è una bella cosa, è una cosa che sicuramente darà i suoi frutti anche in futuro, e sono molto contenta di questo. Bene. Tra appunto i 17 obiettivi c'è anche l'obiettivo 5, che si focalizza sulla parità di genere e soprattutto declinato sui servizi alla prima infanzia. Quanto sono importanti da un lato le strutture accoglienti
strutture green e dall'altro tutte quelle che sono le attività, per esempio, all'aria aperta, soprattutto in questo periodo? Allora, sono tutte cose che sono fondamentali e sono importanti non solo per, sicuramente per i bambini e per le bambine, ma anche per le famiglie. Noi abbiamo puntato a un lavoro anche pre-pandemico per avere strutture che potessero essere accoglienti, piacevoli e di crescita sia per durante i nidi, quindi durante la scuola strutturata, sia anche quando noi lavoriamo su quelli che sono i progetti di inclusione, di cittadinanza nelle nostre scuole. Questo l'abbiamo fatto anche insieme a un altro assessorato, pensando al fatto che se riusciamo a creare un ambiente verde al bosco urbano, alla fabbrica dell'aria e a tutte queste cose che sono che in qualche modo girano intorno a una natura che diventa una natura consapevole rispetto alla vita dei bambini e delle bambine, ma anche delle loro famiglie, pensiamo che sia un modo migliore e più inclusivo per tutti quanti. Bisogna continuare a spendersi e a spendere perché questi progetti non rimangano chiusi in un chiusi all'interno di una città piuttosto di un comune, ma che siano, che diventino un'agenda fissa, perenne, perché altrimenti è uno spot e non lo deve essere. Io credo che Prato ce l'abbia nel suo DNA quello di poter pensare al futuro costantemente. A volte può avere dei momenti di un piccolo arresto, però può andare avanti. Su questo abbiamo lavorato tantissimo anche sull'innovazione delle scuole, quindi abbiamo lavorato tanto sul fatto di aver migliorato gli edifici scolastici, stiamo costruendo moltissimi poli di infanzia e stiamo cominciando a costruire nidi perché abbiamo una popolazione in crescita e noi siamo molto contenti di questo. Bene, la ringrazio Assessore, grazie mille. Grazie a voi.